Riccardo Cristiano, Liberi.tv, siamo qui a Cosenza al Carrefour di Zumpano insieme a Nadia Rita Vetere, che è la responsabile del presidente del Rotary Club di Montalto Fugo, di cui adesso facciamo vedere in questo momento il banner che hanno preparato appunto per la 18ª giornata nazionale della colletta alimentare, alla quale chiediamo adesso questa bellissima iniziativa, come mai hanno aderito e quanti sono qui in questa zona. L'adesione non è solo del Rotary Club Montalto Fugo Valle del Crati, ma è di tutti i distretti Rotary italiani, sono 13, è un'iniziativa a favore del Banco Alimentare in tutta Italia. Sì. Ovviamente noi facciamo parte del distretto 2100, che è Calabria, Campania e territorio di Lauria, e qui siamo al Carrefour come non solo Rotary Montalto Fugo Valle del Crati, ma anche Rotary Presila Cosenza Est. È un'iniziativa congiunta, noi riteniamo in questo momento di crisi importantissimo un servizio di questo tipo a vantaggio delle famiglie bisognose. E il logo questo è stato scelto dal distretto, e riempiamo la busta per chi non può, e è chiaro il senso, la finalità di questa iniziativa. Noi stiamo fermando delle persone, devo dire che sono state molto generose oggi, sono state veramente partecipative all'idea, un piccolo aiuto e per noi è un grande aiuto, e devo dire la popolazione ha risposto benissimo. Cosenza è veramente un centro di accoglienza, è sempre stata partecipativa per queste iniziative, e noi teniamo veramente un'iniziativa fondamentale per il service che rappresenta, per il vantaggio al territorio, questa tipologia di intervento. Quanto conta oggi il volontariato comunque per le associazioni come la vostra, che sono a carattere nazionale molto presenti sul territorio, essere appunto vicini a delle iniziative così importanti che esistono addirittura dal 1997, sapendo oggi che addirittura i nuovi poveri in Italia risultano 6 milioni? Sì. Guardi, il Rotary è presente dal 1905, il Rotary Club Montalto è di recente costituzione, ma Cosenza ha una lunga tradizione in tema di Rotary. Il Rotary International, i Rotary locali, non sono però associazioni di volontariato, sono club service che non fanno beneficenza ma solidarietà, però ovviamente scendono in campo a supporto di tutte quelle iniziative che ritengono meritevoli, e ha ragione, i nuovi poveri sono tantissimi, non si può non considerare quella che è la realtà del momento. Questo è il senso di questa partecipazione e di questa iniziativa a livello nazionale. Benissimo. Nadia Rita Vetere, diciamolo, presidente del Rotary Club di Montalto Fugo qui a Cosenza, Valle del Crati. Dove possono trovarvi se volessero contattarvi appunto per aderire? Allora, il Rotary Club Montalto Valle del Crati ha sede in Montalto Scalo presso l'Agriturismo Santa Rita, ma in ogni caso siamo reperibili attraverso i social network. C'è un sito che è il sito del distretto 2100, nel quale noi abbiamo una pagina. In ogni caso tutte le iniziative del Rotary sono visibili non solo sul sito del distretto 2100, ma sul My Rotary, che ha una portata ovviamente molto più ampia a livello internazionale, e sono rappresentate non solo questa iniziativa, ma anche tutte le iniziative del Rotary. Perfetto, io vi ringrazio, buon lavoro come volontari, e diciamolo, sei un avvocato? Sì, sono un avvocato, però grazie a tutti i volontari che oggi hanno lavorato con noi, ci sono state più associazioni di volontariato che hanno supportato il Rotary. È stata una sinergia tra associazioni, e questo è fondamentale. Quando le associazioni di qualsiasi tipo, club service o associazioni di volontariato, supportano, e supportano anche gli enti territoriali, lì veramente si fa il vero service a vantaggio delle popolazioni. Riccardo Cristiano, Liberi.tv, siamo qui a Cosenza al Carrefour di Zumpano insieme a Nadia Rita Vetere, che è la responsabile del presidente del Rotary Club di Montalto Fugo, di cui adesso facciamo vedere in questo momento il banner che hanno preparato appunto per la 18ª giornata nazionale della colletta alimentare, alla quale chiediamo adesso questa bellissima iniziativa, come mai hanno aderito e quanti sono qui in questa zona. L'adesione non è solo del Rotary Club Montalto Fugo Valle del Crati, ma è di tutti i distretti Rotary italiani, sono 13, è un'iniziativa a favore del Banco Alimentare in tutta Italia. Sì. Ovviamente noi facciamo parte del distretto 2100, che è Calabria, Campania e territorio di Lauria, e qui siamo al Carrefour come non solo Rotary Montalto Fugo Valle del Crati, ma anche Rotary Presila Cosenza Est. È un'iniziativa congiunta, noi riteniamo in questo momento di crisi importantissimo un servizio di questo tipo a vantaggio delle famiglie bisognose.
legnose. E il logo questo è stato scelto dal distretto, e riempiamo la busta per chi non può, e è chiaro il senso, la finalità di questa iniziativa. Noi stiamo fermando delle persone, devo dire, che sono state molto generose oggi, sono state veramente partecipative all'idea, un piccolo aiuto e per noi è un grande aiuto. E devo dire la popolazione ha risposto benissimo, Cosenza è veramente un centro di accoglienza, è sempre stata partecipativa per queste iniziative e noi teniamo veramente un'iniziativa fondamentale per il service che rappresenta, per il vantaggio al territorio, questa tipologia di intervento. Quanto conta oggi il volontariato comunque per le associazioni come la vostra, che sono a carattere nazionale molto presenti sul territorio, essere appunto vicini a delle iniziative così importanti che esistono addirittura dal 1997, sapendo oggi che addirittura i nuovi poveri in Italia risultano 6 milioni? Sì. Guardi, il Rotary è presente dal 1905, il Rotary Club Montalto è di recente costituzione, ma Cosenza ha una lunga tradizione in tema di Rotary. Il Rotary International, i Rotary locali, non sono però associazioni di volontariato, sono club service che non fanno beneficenza ma solidarietà, però ovviamente scendono in campo a supporto di tutte quelle iniziative che ritengono meritevoli, e ha ragione, i nuovi poveri sono tantissimi, non si può non considerare quella che è la realtà del momento. Questo è il senso di questa partecipazione e di questa iniziativa a livello nazionale. Benissimo. Nadia Rita Vetere, diciamolo, presidente del Rotary Club di Montalto Ufugo qui a Cosenza, Valle del Crati. Dove possono trovarvi se volessero contattarvi appunto per aderire? Allora, il Rotary Club Montalto Valle del Crati ha sede in Montalto Scalo presso l'Agriturismo Santa Rita, ma in ogni caso siamo reperibili attraverso i social network. C'è un sito che è il sito del distretto 2100, nel quale noi abbiamo una pagina. In ogni caso tutte le iniziative del Rotary sono visibili non solo sul sito del distretto 2100 ma sul My Rotary, che ha una portata ovviamente molto più ampia a livello internazionale, e sono rappresentate non solo questa iniziativa ma anche tutte le iniziative del Rotary. Perfetto, io vi ringrazio, buon lavoro come volontari, e diciamolo, sei un avvocato? Sì, sono un avvocato, però grazie a tutti i volontari che oggi hanno lavorato con noi, ci sono state più associazioni di volontariato che hanno supportato il Rotary. È stata una sinergia tra associazioni e questo è fondamentale. Quando le associazioni di qualsiasi tipo, club service o associazioni di volontariato, supportano e supportano anche gli enti territoriali, lì veramente si fa il vero service a vantaggio delle popolazioni.